Sa. Ci siamo. Ma sono da solo? Oh.
Buonasera ragazzi, buonasera, benvenuti in un'altra live di Radio Comandati. Ragazzi, ma sono da solo? Che è successo? Cioè, mi sento tipo John Travolta, ci sono solo io. Ma no, non ci sono solo io ragazzi, eccoli qui. No! Ciao raga, benvenuti. Era un po' che volevo fare questa pantomima becera in live. No, noi non sapevamo se era una gag o no, quindi in realtà se ci vedevi eravamo tipo noi così. Che, what the fuck? Allora raga, buonasera, buon mercoledì a tutti, benvenuti a tutti ragazzi in una nuova live dei Radio Comandati. Ci siamo anche stasera. Bella maglia, Axel, molto carino. Grazie. Stitch, bellissima. Come state, raga? Bene, posto, dai. Bene. Ma... non siete nelle solite postazioni stasera? Esatto, è un po' più spartana questa. È un po' più modellistica, dai, se vogliamo. Ci sta. Dove siete? Nella mia cantina. Come nella Puggio cantina. E io spero che questa live ci sia Marcello, ricorda questa, è qui che è nato tutto l'1-10, famiglia nostro. Tutto quello che è quando è iniziato, insomma. È qui che abbiamo deciso di accendere i cuscinetti nel petrolio. Geniale, veramente un'idea incredibile, ce l'avevi raccontata molto molto interessante. Benvenuto a tutta la nostra chat, raga, benvenuti a tutti, benvenuti a Bela, benvenuto a Tony, è partito già un Puggio nudo, vabbè. No, vabbè. Come se. Shark Dada, buonasera, Ave Cesare raga, bella Tony dalla Sardegna e anche il buon Fabio. Ciao Fabio, sera. Allora, ragazzi. Che si dice? Allora, che abbiamo appena attivato i commenti, così li possiamo vedere anche noi. Esatto. Bravi, avete fatto bene. E cosa facciamo oggi? Allora, quello che facciamo tutte le sere, mignolo, tentare di conquistare il mondo. Ah, pensavo, colorare delle carrozzerie! Anche volendo... vabbè, però... mignolo col prof, allora. Sempre mignolo col prof. Allora, ragazzi, stasera cosa ci fate vedere? Se siete stati un po' attenti, noi dei Radio Comandati sabato ci siamo ritrovati a provare le nostre bellissime nuove rally. Ma come si può vedere in alcuni reel che abbiamo messo su Instagram, la mia aveva un problemino, era nuda, non aveva coperture. E quindi in questa... A parte i parafanghi, ci è arrivata finalmente una certa carrozza da fare insieme. Visto che però io sono abbastanza impedito a colorare e ho il vantaggio di abitare di fianco uno che è molto bravo invece a colorare le carrozzerie, lo sfruttiamo amabilmente in live. Dai, ottimo. Quindi, intanto, cosa abbiamo scelto? Abbiamo scelto la Subaru Impreza, il modello che ha già di serie i fanali, con gli innesti per poterci montare i LED, e tutta una serie di accessori tipo, se ricordo bene, il bocchettone dell'aria in plastica qua davanti, antennine varie, tergi cristalli e ovviamente il classico allettone Subaru. Tanta roba. Ma colore? Allora, colore... Oh, giallo. Guardate, vabbè, ma allora, avevo dei dubbi. Però è diverso, perché di solito uso il light blu metallic. Hai preso il metallic blu? No, ho preso il dark, perché di solito già uso il metallic blu. Questo qua invece è la versione dark. È più cattiva. È uscito più nuovo come colore, perché non l'avevo mai visto. Oh. Ed effettivamente è molto bellino. Adesso voglio vedere che effetto fa sulla carrozzeria. Perché il blu metallic solito che usiamo funziona molto bene sulla Mini. Ma sulla Rally, sulla... cos'è? La Yaris. Quella, Yaris. La Yaris. Fa un effetto un po' troppo plasticoso. Cioè poco realistico. È pastelloso proprio come colore. Sì. Quindi... vediamo se questo dark blu funziona meglio. Dai, avete un'altra cam a favore di... Abbiamo la carrozza cam. Abbiamo la seconda cam piazzata sulle macchine. Mamma mia, raga. Ta-da! I potenti mezzi di Radio Comandati, vogliamo parlarne? Cioè, veramente. Proprio... siamo quasi professional. Avete tipo 8 kg di power bank collegate a quei due telefoni, vero? Non ne hai idea. Sì, abbiamo due power bank da 20.000 mAh. Più o meno ci carichiamo il telefono una decina di volte prima di esplodere. Ma soprattutto siamo in 4G. Questo vuol dire che tipo
la team, c'è qualcuno alla team che sa, è tipo, ragazzi, cosa sta succedendo? Cos'è tutto questo carico sui nostri satelliti? Ragazzi, fate vedere il codice del blu, perché c'è un dubbio sul codice. PS59? Yes, PS59, raga, colorita mia. Noi utilizziamo praticamente sempre solo quelli, a parte qualche piccola eccezione, ma... MacGyver, spostati proprio. Bravo, Tony, esattamente. Notare anche il telo, raga, a favore di... Evitiamo di pittare tutta la cantina. Esatto, cosa che abbiamo già fatto quando abbiamo colorato la rally. Ah, perfetto. Abbiamo colorato tutto il muro. Allora, Puggio, intanto facci vedere come ti attrezzi per questa cosa qui, dai. Allora, guarda. Ciao, Andre, non abbiamo ancora iniziato, eh. No, scherzo, nel senso, cioè, stiamo iniziando a parlare, so che eri interessato al discorso colorare carrozzerie. Io, come intanto che loro si preparano, vi racconto un po'. Abbiamo fatto una prova settimana scorsa, perché abbiamo pranzato insieme qui a Parma, abbiamo fatto un pranzettino un po' per festeggiare il mio compleanno. Volevo anche far vedere una cosa che i miei soci mi hanno regalato, siccome sanno che sono un modellista anche di queste cose qui. Mi hanno regalato un bellissimo Gundam che volevo fare vedere, raga. Tanta roba, veramente tanta tanta roba che volevo farvelo vedere. E niente, poi nel pomeriggio abbiamo provato un pochino le rally e quindi la Deltona l'abbiamo fatta correre. Al netto di un po' di ritarature a livello di servo che ho dovuto fare poi a casa, perché stupido me non mi sono portato il cacciavite, ci siamo divertiti parecchio. Ci siamo divertiti parecchio perché abbiamo visto che comunque sono degli chassis che hanno una peculiarità veramente incredibile in curva. Cioè, abbiamo proprio notato che su curve strette, ma anche semplicemente come dire, un tratto abbastanza articolato, si schiaccia proprio a terra il muso, va proprio letteralmente verso terra. Quindi un assetto molto particolare, molto divertente da guidare, utile con varie tipologie di terreno. Noi abbiamo provato sia su cemento, terra, erba un po' bassa, fango, terra, ghiaino, autobloccanti, insomma, abbiamo fatto un po' di prove in un parchetto vicino a casa mia e devo dire che ci siamo divertiti veramente tanto, veramente, veramente tanto. Quindi torniamo a consigliarvi l'XV02 Pro come chassis nel caso vogliate affrontare anche voi una categoria rally RC. Stiamo programmando anche di fare qualche garetta da qualche parte, o quantomeno organizzare un qualcosa in compagnia per divertirci su un tracciato adeguato, ecco. Allora, siete già pronti, raga? Sì, Ale, scusami un attimo, mi metti la telecamera quella dove siamo io e Puggio? Assolutamente sì. Faccio il regista stasera, raga. Così, visto che non mi puoi bannare, volevo mostrarti Yashida! quando sono belli fuori, fatti con l'asolatore, non fatti come li fai. Ciao ragazzi, la live è finita. Non siamo più. Raga, voi non lo sapete perché ho, diciamo, evitato di mostrare in cam i fuori che ho fatto Guarda, ti sul body vedo, della non Delta eri lì, vai integrale. tranquillo. Cosa? Sono i pacchetti davanti che sono messi così, Ale, si vede No, tutto. li ho segati, raga, non esistono più le Ok. bacchette così. Allora, scusate, era da Ciao fare. Alfonso, ciao Alfonso, bentornato. La Karten Rally fa pausa o fa paura? Guarda, sai che a proposito della Karten, cos'è? Qual è che ha preso pelo? La T410? Se non ricordo male. Se non Credo ricordo di sì. male. Quello che sta guardando il telaio. Sì, diceva che sarebbe, dal suo punto di vista, comunque ha molta esperienza il ragazzo, sarebbe ottima per iniziare, è un ottimo kit con cui partire. Ecco, una cosa che mi ha lasciato un po' così è che i fori non sono filettati e dovrebbero essere autofilettanti, quindi sono leggermente più piccoli delle viti. Insomma, io odio far fatica con le viti, quindi è una cosa che è un po'... Però comunque diciamo che dal punto di vista del budget è interessante, ecco, ha un costo molto Assolutamente. contenuto, quindi Sì. ci sta, ci sta, ci sta. Mettiamo la carrozza cam? Vai, Sì, vai di allora carrozza cam. Sì. facciamo una breve introduzione magari su quello che abbiamo fatto prima della live e
Esatto. Dopo aver spaccato le forbici, quindi ho sono arrivato dopo con la macchina, con tutto ancora da fare in mezz'ora, momento di panico, abbiamo ritagliato la carrozzeria, quindi letteralmente vi arriva con... Carrozza. No, senti qua, ok. Doppia camera, già un attimo in Sì, vi ho messo di qua, almeno vi si vede mentre parlate, che sennò... Esatto. Vi arriva ancora con tutte le plastiche, va ritagliata, occhio qua a fare bene i passaruota perché ci diventa un pochino matti. Carta vetrata, Dopodiché, raga. Se sì, ci vai cartata. leggero, leggero, se no con quell'attrezzino che ti sei preso per svasare i fori delle viti, L'impianto. ci vai leggero, leggero e fai riprendi un filino l'Hexan. Sì, esatto. Magari. Dalla marmitta potremmo farlo. Dopodiché, una volta che avete la vostra carrozzeria pronta, la posizionate sulla macchina, ancora da trasparente, e prendete la misura delle torrette. Questa qua era della Carden, No, no? Della era Killer Body. Killer Body. Abbiamo notato che non vi fanno i fori davanti, ma dietro vi fanno praticamente il segno di dove vanno posizionate le torrette posteriori. Quindi intanto avete due fori guida. Posizionati quelli, li forate appunto con la filettatrice, lo svasatore, prendete la misura di fori davanti, fatto uguale, a quel punto la vostra carrozzeria è pronta. Come per le carrozzerie delle Mini 4WD, quelle in Lexan, va prima di tutto lavata per togliere varie polveri, impurità, grassi che sono rimasti dalla produzione. Quindi acqua e sapone sgrassante, non eccessivo, nel senso evitate magari quello per le mani, cioè usate quello per le mani e non quello per i piatti che è troppo aggressivo e ve la rende un po' Esatto. opaca. Per il resto asciugata bene, controllate che non ci sia polvere e poi siamo pronti per colorare. E soprattutto goccioline, perché è un attimo che vi rimanga una gocciolina negli anfratti e Ma si va raga, all'ultimo. ma domanda così, la colla vinilica non serve? Per cosa? No, così niente, era una roba da Art Attack che mi era venuta in mente. Ok, ciao. Ma ne Allora, detto questo, Stasera battutoni, raga, stasera battutoni. qua, Dicono che guarda, esiste un ok. attrezzo per tagliare precisi passaruota. Con passo a Ok. taglierina. Sì, Non lo esiste, ho conoscevo, sentito figo, ci parlare. sta. Magari se riuscite a mandare il link sul gruppo Telegram, non Sì, mandateci una farete... foto anche, magari Esatto. può essere Se no, come interessante. faceva mio padre quando correvo con le 1.10, lui usava direttamente la tazza, quella per fare i fori nei muri, e mi tazzava da parte a parte la carrozzeria. Non è perfetto, però. In gergo si chiama la carota, cioè quella che fa un carotaggio in pratica. Esatto, sì. I muratori li chiamano le tazze, perché sembra proprio una tazza. E lui metteva praticamente a carrozzeria, pezzo di legno, e boh, la passa da Ma parte no. a parte. Tempo che è veloce di andare. Cioè, Il proprio. bagnamento cammina la carrozza direttamente. Sicuramente un metodo, come dire, il Lexan non può resistere, ecco. Esatto, Non resiste il cemento, dubito che resista all'Hexan. Figurati. Allora, poi abbiamo questo simpatico foglio di mascherature per vetri, fanali, tutto ciò che non È viene pre-ritagliato, corretto. raga? È pre-ritagliato, Ottimo. anche se io non lo vedo. Cioè, io ho la fortuna di avere Puggio che li vede, perché secondo me è un unico foglio, non vedo dove sono fatti i segni, però sappiate Ok. che ci sono. Infatti lui ti fa vedere i vari, è bello perché ti fa vedere dal foglio, Sì. ci sono dei numeri, ma non ci sono nel foglio, quindi devi andare un po' a naso. Però sì, cioè devi, ecco, così c'è, a posto, e basta, si inizia. Partiamo dal fanale. Sì. Quindi andiamo a cercare fanale. No, Fabio, è una scocca killer body, così come la mia Delta Integrale. È un brand che fa tante tipologie di scocche, sia totalmente pronte. La mia, per esempio, non è in Lexan, ed è molto dettagliata. Ve l'ho fatta vedere, no? Guardate che Sì, la Ale, pelle. l'avevi fatta vedere la volta scorsa, però se non riesci a recuperare su. Tanto noi adesso qua ci metteremo un attimo a mettere i vari adesivi, ve lo diciamo. Ovviamente, ragazzi, gli adesivi si mettono da sotto perché la carrozzeria la colorerete da sotto. Lo do per scontato, però meglio specificarlo. Sì, esatto, si colora da dentro. Volevo far vedere che le torrette non esistono più.
Ah, ok, proprio segata di netto. Bon, ciao. Aveva rotto le scatole. Comunque sì, questa è una scocca fatta e finita, raga, della Killer Body. Che dire? Cioè, che dire? Tanta roba. Dal vivo rende tantissimo, eh. Sì, veramente fighissimo, fighissimo. Io con Tamia mi sono trovato male, davvero, Alfonso, come mai? Per quanto invece Relax, riguarda... Tamia? Confermo per quanto riguarda Fabio, credo, sì, ok, che praticamente la Tamia non dà le mascherature, vero? Cioè, vi danno Sì. soltanto gli sticker e non le mascherature. Quindi, se volete mascherarvi, tocca mettervi lì con lo scotch Tamiva, fatevi tutta la carrozzeria e poi dopo va ripulito. Lunga e dispendiosa come cosa, ve lo dico già, però Sì, l'ho cioè io fatta. lo faccio per le mini 4WD, ma mi sento male mentre lo faccio. Cioè è una cosa No. veramente. È presente Ale, la mia Yaris, che ha tutte le vetrate belle trasparenti. Lì ci siamo messi con lo scotch, quello di carta, a scocciarla tutta per intero, poi avevo fatto anche la parte sopra nera, quindi ho scocciato anche quella, e poi dopo col cutter a disegnare per tagliare via i pezzettini. Sì, beh, devi far per forza così. Non è che ci Non è sono. Ci vuole una un vita, ci lavoro vuole. godurioso, insomma. Sì. Beh, c'è chi Buono. piace comunque. Intanto, a lui. Tipo Infatti, notate, Puggio. io gli faccio la spalla, lui intanto lavora. Bravo. Mi sto divertendo come un Ci siamo matto. confrontati prima. A lui piace un sacco fare le carrozzerie, colorarle, a sistemarle. A me fa schifo. Quindi, letteralmente, io penso ai setup e lui pensa alle carrozze. Sembra una combo perfetta, no? In due facciamo una macchina. Allora, poi. Cosa ci dice la chat? Miseria. Allora. Super tenere, ok. Io come Alex nel Mini 4D per colorare, a parte i vetri della macchina, uso la carta gommata per pitturare i muri, per fare le dime per i vetri, per trasferirli sulla macchina poi. Sì, Ci sta, esatto. ci sta. E se fai delle passate abbastanza leggere va benissimo. Io di solito per fare i Dai. bordi utilizzo comunque o lo scotch, quello Tamiya proprio da mascherature, o quelli da modellismo. Io facendo anche Warhammer, tipo utilizzavo anche Games Workshop, diversi brand. In realtà per una Mini 4WD uno vale l'altro. È che è un po' più poroso quello da... canale da noi è fermo. Eh sì, io però qua vedo che stiamo funzionando. Sì. Non vorrei che fosse saltato Ale, oppure no. Questa cosa sarebbe un problema. Ci leggete? Ragazzi, abbiamo un attimo un check da farvi. A noi due ci vedete, è Ale che si è fermato o è il contrario? Perché qua vedo tutto fermo, chat compreso. Vedo qua, ci sono, vedo la live. Raga? Io non sono un amante delle marche giapponesi. Sì, Ah, siete rimasti su voi, vero? noi Noi siamo rimasti. Ok, rimasti. Ale che è caduto. Perfetto, ragazzi. Ok, posto. Guarda sto Grande, 4G! 4G! Come raga. funziona? Ma Ok. cosa vi montate la fibra a casa se ve la montavo io? Non vi faccio più vedere. Ok, a posto. C'è venuto un attimo di ansia perché non ti sentivamo più. Io leggevo i commenti e rispondevo. Poi ci ho detto, ma siamo in live, sta funzionando la cosa. No, no, però diciamo, sta piattaforma salvaguarda anche quello, rimane live se c'è almeno dentro uno, quindi No, perfetto, tanta ok. roba, Allora, tanta ok. roba. A Ci ha continuare. salvato tutto, quindi. Perfetto, perfetto. Chat, scusate, ma ci siamo un attimo. Ecco. Dobbiamo ancora capire, visto che è la prima volta che facciamo una live da qua sotto e siamo sottoterra, non sappiamo se la Sì. connessione regge. Quindi è un No, attimo. no, no, Oh mio Dio. guarda, abbiamo avuto ospiti con delle cam peggiori, vi dico solo questo, quindi Perfetto. non male, non male. Intanto scusate ragazzi, piccolo drop della mia connessione che ogni tanto, papam, dato che sono in wifi dallo studio, non ho ancora cablato, quindi è un po' così. Recupero un pochino la chat intanto, raga. Io come con l'Elexon delle Mini 4WD per colorare a parte i vetri delle macchine uso la carta gommata per pitturare i muri, per fare le dime per i vetri, per poi trasferirli sulla macchina. Poi, ah, izzega. Sicuramente un lavoro molto preciso fatto così, eh. Ci sta, Tony, bella. No, noi dai, le mascherature, solo che devi tagliarle a mano. Sì. Sì. La Killer Body te le dà già ritagliate, quindi non male, cioè almeno quello, le devi solo appiccicare, stare attento di appiccicarle bene e fine.
qui non male, non male. Io non sono un amante delle marche giapponesi, ma dici Tamiya, partita mia in generale? Seven frizzato, voi sì, Seven, sono tornato. Ma per le mascherature fatte al secco oppure con un goccio di acqua e sapone poi asciugate col phon? Prima le laviamo, sì, assolutamente. Lo diceva Axel in entrata. Hanno lavato la carrozza per rimuovere tutte le impurità prima di iniziare a colorarla con un sapone un pochino sgrassante che sistemi un po' la faccenda. Compreso Tamiya, ci stavo. De gustibus. Fabio, per quanto riguarda l'asciugatura, noi abbiamo usato un panno perché col phon, col fatto che la scaldi, potresti rovinarla. Cioè, hai usato il panno carta? Cos'è che abbiamo usato? Il panno carta? No, un asciugamanino di panno che però non lasci. Non mi fate spiegare la battuta di Cannavacciolo, il panno corto. Scusa, per posizionare bene le mascherature. No, essendo che le mascherature sono degli scotch, letteralmente come gli adesivi. Cioè, lo sto mettendo a manazze, cioè proprio. Vediamo, Puggio, facci vedere a favore di Cam. Aspetta, che questo no, è peggiore, no? In questo momento no, perché è tutto storto. Ok. Ne è uno che è grande come me, sto adesivo. Niente, mi sopra la telecamera, non avete visto nulla, no? No, visto niente. Tu non hai visto niente. ma per la mascheratura? Allora, sì, vi ho risposto. Poi magari si rischia di deformare, sì, esatto. Nel senso, ok, non dovresti scaldarla così tanto, però è comunque plastichina sottilina, cioè nel senso è anche trasparente, non hai tutta questa resistenza. È molto ina, anche volendo. È molto ina. Io vi svelo un segreto, però. Per la mia GT, quella bianca di Piamo Puggio, raga, dall'altra camera, non penso se ne accorga. In realtà... C'è il suo gomito, niente di che, ma va bene. Eccolo. Facci vedere Puggio, alzala dopo quando hai finito di appiccicare. Qua è un attimo da far seguire la linea. La precisione, raga, la precisione, vedete? Cioè, Puggio c'ha veramente la mano dell'Hexan. No, la mano dell'Erex sono malissimo. Oh. Aria compressa, sì, anche. Cioè, diciamo, se non hai un panno che eviti di lasciare del brecciolino, delle cose, sì. Piuttosto che panni, microfibra e cose così, utilizzi lo Scottex, magari quello un po' più morbido, perché quello non lascia proprio residui o altro. Beh, dici tipo rotolone regina. Tipo, il rotolone regina è un po' aggressivo da quel punto di vista. Ah Cioè, è sì, dici che abbastanza... grattugia? Sì, cioè poi non è che la graffi così facilmente una carrozzeria, però se puoi io utilizzo ad esempio i tovaglioli che non ti lasciano niente. No, mi chiedevo i rotoloni se grattavano solo la carrozzeria o... No, secondo me il rotolone va bene, cioè nel senso non si graffia così tanto, perché sennò anche solo nel tenerla così per mettere gli adesivi avresti quel problema. Stai ridendo? Stiamo facendo tutte brutte. Allora, io mi sto impegnando qua, cioè, insomma, io mi sto impegnando. Sei bravissimo, Puggio. O abbiamo la chat o abbiamo te, quindi non ti riusciamo a vedere feriti. È bellissimo. Allora, non vedevi per culo. Questa cosa è bellissima, cioè, tipo, io sono qua veramente, mi sto divertendo un sacco, veramente. Questo sia una delle live dove mi sono divertito di più in assoluto, guarda. Cioè io fa mi faccio proprio da regia spettatore, fra poco mi inizio a stilare biascica, smarmella tutto. Abbiamo la parte più difficile, che è il vetro davanti, che è odioso. Che è odioso, cioè tondo su tondo. Tondo su tondo, dicono. Allora, raga, io intanto faccio vedere, ci stanno mandando delle cose sul Telegram. Ah sì, devo mandare il link del Telegram, non c'è Axel che riesce ad Sì, aiutarmi. stavolta ti tocca fare la regia in tutto, mi dispiace. Madonna, raga, ma cioè, mi hanno messo a lavorare, io non lo so, vi rendete conto qua? Cioè, proprio... E intanto che ci siamo, raga, dato che non so se lo avete usato tutti, se vi interessa, se avete seguito le nostre stories, io sto mangiando da Dio in questo periodo, perché ho fatto l'abbonamento dell'HelloFresh, che è un servizio per, diciamo, sostanzialmente... Avere delle cene con tutto già pesato,
per evitare sprechi, sostenibilità legata a ridurre lo spreco delle plastiche, quant'altro, con delle ricette varie, di vario tipo. Abbiamo uno sconto esagerato del 50%, quindi ve lo giro qui in chat se vi interessa, raga. Usatelo pure, prendete e mangiatene tutti in questo caso. È sensato, no, Axel, in questo caso? Sì, sì. Aspetta che voglio vedere la tua faccia se stai ridendo troppo della mia battuta un po'. Lui sta ridendo perché io sto diventando deficiente con sta... Tutto che tipo attacca, stacca, poi lo ruota... No, no. Comunque è bellissima questa no, cosa che... Gliel'hai rifilata bellamente a Puggio, questa cosa difficilissima. Perché non lo so fare, io ci, mi rifiuto, cioè... Perché lo no, faccio, vabbè, dai, ci sta, coloro. Ci sta. Quindi c'è Puggio che gli piace, ha detto a lui che gli piace. Raga, vediamo, vediamo il canale Telegram intanto, vedo che avete buttato su qualche post. Allora, vedo che Fabio ha pubblicato ruota in alluminio, vediamo un po', ad RC Mart. Ah, fa proprio... Vediamo un po'. Sì. Figo, molto figo, permette quindi di tagliare precisamente, bello, bello, non costa neanche una follia, quindi grazie Fabio della dritta, molto interessante. Abbiamo qui un buon video di Fabio, dell'altro Fabio, di Fabio con due B, vediamo un po'. Ah, si corre, eh? Solito parcheggino dell'altra volta, molto bello. Guarda lì che drift. Aia! Aia! E quindi, Fabio? Era tua la rossa? Aia, che male! Il risultato è questo. Mizzega! Cioè, hai spaccato proprio il foro? Mamma mia. Dispiace. Porca miseria. Che botta. Torniamo dai nostri Puggio e Axel. Vediamo un po'. Come va, Puggio? Allora, allora, tu era la Focus. Nota, beh, allora tutto regolare, Fabio. Nota a margine. Belli quelli della Killer Body, come, cioè tagliati giusti. Sono molto, molto gommosi. Quindi alla terza volta che li... li vai a staccare, attaccare, si allungano un pochino, eh? Quindi cioè io adesso, ad esempio, qua vedete tutte le, non so se si vede, ecco, così. Sì, tutte si le, sono viste. Sì, allora, non è un problema perché l'importante è che siano lisce attorno qua. Certo. Queste qua sono... Allora, faccio così, guarda che c'ha... Perché le venature, in realtà... Se ci passi un po' pesante, filtra. Ti filtra da lì. Cioè, proprio allora con uno strumento tondo, tipo noi stiamo usando questo qua, la punta dell'alesatore. Esatto. Esatto, vai a premere tutte le parti che possono andare a influire un minimo. Poi la mia idea qua è darci tante mani, ma leggere, leggere e da lontano. Bravo. Si va ad appoggiare, non ti va a bagnare la carrozzeria. Così però... eviti che scorra la vernice sotto. Esatto. Quindi noi adesso, io di solito lo passo sempre su tutti i bordi, dappertutto, in modo che così vai a sigillare. Poi se ti rimane la bolla al centro, come qua, vabbè, tanto copre. Tanto, sì, sì, certo. Poi tanto la carrozza di Axel, cosa me ne frega a me? Addio. Non vorrei rimandare gli stessi video, però i drift di quella sera erano tanta roba. Beh, sì, tanta roba, Fabio. Li abbiamo visti con molto piacere. Ti posso dire che ho driftato anche con la Rally. Ho fatto delle derappate incredibili l'altro giorno con questi due fenomeni qua. Questi due. La nuca, e questa live sarà solo la mia nuca. La nuca di Puggio, raga, sì,
Allora, la nuca di Puglia. Stasera sono un po' sciallato, ve lo dico, sono un po' stanco, però sono super contento di... Cioè, questa secondo me è una delle parti più rogna in assoluto di farsi un RC con kit. Quindi o ti prendi, come ho fatto io bellamente, qualcosa di già fatto, completato anche nei dettagli e quant'altro, oppure diciamo due o tre dritte su queste cose qui. Non strippate troppo per le carrozzerie, tanto dopo 4-5 volte che ci giri si bagattano subito. Bravo Alfonso, la penso esattamente come te. Vuoi vedere la mia Deltona? Faccio Allora, nota vedere i killer body, passaruota, raga. Aspetta, però tagliali giusti sti sticker, che qua non so se si vede. già iniziano a vedete. Abbiamo fatto qualche volo perché abbiamo messo la Insta montata sopra, che ha fatto leggermente da sbilanciamento di peso, e quindi qualche volta ci siamo letteralmente cappottati. Però diciamo che questi segni, per quanto mi riguarda, la fanno solo più vissuta. Veramente, questa è La rally un vero deve spettacolo. Ah, una cosa che non ho fatto vedere, raga. Volevo farla vedere a tutti. Vedete lo chassis, raga? Non è in carbonio. Ok, ho applicato una pellicola, ma invece che utilizzare le pellicole da RC, sono andato in un negozio che si chiama BEPS, che è una catena, cioè praticamente in ogni città, che ha praticamente, continuo a dire praticamente stasera, tutto per le auto, tutto, compreso le pellicole da wrapping, che sono viniliche. E sono anche abbastanza spesse, ok? Il costo di un rotolo da, penso sia tipo 1 metro per 70 centimetri, è stato 9,90 euro. Ho calcolato circa che posso rimetterla una decina di volte, probabilmente, senza problemi. È molto resistente, ho provato con una chiave a darci su delle botte e tiene. Quindi ottima cosa rispetto alle pellicole che ci propinano nel mondo del modellismo che costano un fracco. Così la vedremo, la proveremo, continueremo a provarla anche facendola correre, vediamo quanto resiste, però per il momento credo di aver fatto una buona scelta di risparmio barra risoluzione di un problema spendendo meno. Quindi GG, proviamo. GG, e noi abbiamo Sì. quasi finito. Ve la faccio rivedere giusto per... Poi la cosa bella è che nel car wrapping ci sono tantissime tipologie di pellicole. Aspettate che è un po' complicato. Per caso la lecera anche blu. Sì, ci sono di tutti i tipi. Opaco, Carbonio. lucido, con varie tipologie di trama, di carbonio. Cellulare, quello che vuoi, cioè era le pellicole dei cellulari. A me piaceva, molto semplice, carbonio, fatta e finita. Bella. Bella, sì, sono contento, guarda. Non ho ovviamente coperto la parte dei, tra virgolette, skid plate fronte retro, perché da AliExpress sto aspettando che mi arrivino quelli in metallo, quindi poi metteremo su quelli, così come le torri in carbonio. Piano piano qualche piccolo upgrade ce lo andiamo a inserire. Confermo, stanno arrivando anche a me. Saranno un pezzo molto interessante da testare, anche perché secondo me dovrebbero aumentare un pochino il peso a livello del terreno. Quindi Sì, forse sì. diciamo a scattare anche più in fretta. E sarebbe altrettanto carino capire se montando lo skid plate di metallo solo davanti si riesce a stringere. Ah, sì. Cioè, se Sì. aumentiamo il peso davanti, magari quando facciamo le curve ti scodo un pochino più dietro e davanti invece si punta un pochino di più. È da provare, non vorrei fosse... Non lo so. Vediamo, facciamo dei test. Tanto alla fine Sì. sono 4 viti, quante sono da sganciare. Oggi mi è arrivato anche questo, raga, per sostituire il salvaservo. Vi ho fatto vedere il servo che ho montato sulla Deltona. È un servo buono, buonino, insomma, niente di eccessivo, ma diciamo ha la sua potenza. Per cui il salvaservo di plastica, secondo me, è fin troppo sollecitato. Per cui continuerò a provare con quello di plastica. Poi a un certo punto inizieremo a provare anche questo. Per vedere la differenza. Io non sono contrario alla plastica assolutamente, serve comunque un minimo di flettibilità di materiale, non so se si dice così, però capiamo, vediamo, proviamo. Noi qua abbiamo finito di mascherarla, Top. quindi vedi,
fanale, fanalame dietro, e vi posso dire che sì, sono molto molto elastici, perché questo fanale qua l'ho dovuto piegare appena appena perché mi risultava lungo, pensavo fossero tagliati male, nel senso fosse, avesse troppo taglio. In realtà poi quando sono andato a montare questo qua andava bene, quindi occhio che si tirano molto in fretta alla fine. Sì, quello penso che dovrebbe in teoria aiutare a posarlo, no? Cioè se è leggermente fuori, lo tiri un po' e ti copre comunque la zona dove dovrebbe arrivare, forse, però c'è da starci un po' attenti. Finché lo riesci a tirare, nel senso che dove arrivi corto, magari lo puoi tirare un attimo, lo puoi andare a giocare sul gioco che ti dà la plastica, cioè la mascheratura. Però dall'altro lato, se tira troppo, ti ritrovi con tutti Wah, wah, wah. che non è il massimo. Boom. Detto questo, andiamo. La carrozza cam è saltata e rientrata. Ok, sì, entrambi sono un attimo saltate le entrate. Saltata l'altra? Però ecco, mentre coloriamo noi, ci servirebbe che Seven ci fai un po' da intrattenimento, perché noi Ah. dobbiamo metterci le mascherine e attivare la ventola. Oltre che agitare le bombolette, quindi sentirà tipo questo suono simpatico di continuo. Ok, Quindi, se perfetto. tipo ci muti e noi nel mentre che coloriamo, tu fai show. Vai, mi muto? Sì. Ok, perfetto. Riuscirò a mutarli, raga, secondo voi? Non riesco a mutarli, incredibili. Ok, li ho mutati, ce l'ho fatta, perfetto. Allora, raga, io porrei un po' l'accento su questa cosa che stanno facendo i ragazzi, cioè non fate questo tipo di cose molto. Non parlo ovviamente di ballare in questo modo, se volete ballare, ballate. Parlavo della mascherina, ok? È una cosa che, diciamo, ci teniamo particolarmente perché comunque. A livello di modellismo maneggiamo sempre dei prodotti che non è che siano proprio salutari da respirare, ok? Quindi costa poco alla fine metterci su una mascherina, stare un po' attenti. Andranno avanti per molto, secondo voi, con questo jeghe 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 jeghe. Fa così, jeghe 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 jeghe. Io di solito ultimamente quando faccio questo tipo di cose do tipo 4-5 mani e poi copro con una scatola, ma lo faccio principalmente all'aperto, ok? Ho un tavolino sul balcone, mi posiziono lì sopra, mi metto lì. Adesso inizia a fare fin troppo caldo per fare questa cosa, però di solito faccio così, almeno fino a metà maggio, quando c'è da colorare dell'Hexan, mi posiziono sul tavolino, due spruzzate in una direzione e poi nell'altra. Esatto, sì, Tony, se lo devi fare al chiuso, un locale ben areato, ventilato, sicuramente. Guardate il dottor Pivetta che si mette il guanto. Ci dica, dottor Pivetta. Ora vi sentiamo, Ok, è l'album quello dei Blink, vedi? Esatto. eh? Ah, l'infermiera, sei tu? Se Ma sei c'ero io, mi sembrava pronto per doppio. fare l'esame, quello che si fa a una certa età? Allora, signor Axel, appoggi le mani sul tavolo. Prendo un respiro profondo. Porca miseria. E contiamo fino a 10. Così è Ok. via. Un paio di minuti di shaker di bombola. Sì, praticamente sì, ci faremo una GIF, un meme di loro che ballano questi shaker delle bombolette. Manco ci avessero 30 anni queste bombolette. Andiamo muti, va. Vai, mi muto. Ecco qui, fatto io, tranquillo. Allora,
E intanto vi volevo far notare, ragazzi, che tra le mille cose che ha Puggio nella sua cantina c'è una caffettiera formato famiglia, che è una cosa fondamentale quando si fa modellismo, soprattutto a una certa ora, è veramente fondamentale. Ecco, quello magari da non fare è riempirla di spray, magari no, eh. Quello no, eh. Stacci attento, Puggio. Dopo. Dice dopo. Vai, siamo pronti per dare una manina? Gli ho fatto sentire in colpa. vediamo un po'. È un discreto blu, eh? È un signor blu. Sì. Allora, vedete che Puggio sta tirando delle passate tutte nello stesso verso, ragazzi. Prima in orizzontale, no? Questa è un po' la tecnica che abbiamo un po' imparato tutti. È la stessa che uso anche io, no? Quindi da sinistra verso destra, tenendo la RC sempre nella stessa posizione, no? Quindi giusto per dare una prima mano. Eh sì, devo dire che è molto carino come colore, sai? Merita. Ti sentiamo, Puggio, ti ho smutato. Oh, ok, no, è molto bello, molto bello. E anche molto coprente. Cioè, nel senso, per avergli dato una mano quasi a zero. Eh sì, è già bello. Adesso vado a ricoprire un attimo le zone dove vedo che ho mollato un po'. Mm-hmm. Perché... ovviamente, soprattutto qua dove ci sono... sì, il problema poi sono le sagomature, no? Un po' più fatica, però... sì. Ti dirò, è un bel blu e copre davvero bene. Allora, diciamo che rispetto alle Mini 4WD, quando hai in mano una carrozza da Lexan, è un po' più semplice maneggiarla, forse, no? È un po' più difficile fare dei danni ingenti sulla carrozza, nel senso che puoi essere un po' meno preciso. Ma, porca miseria, per aver fatto una sola mano. Sì. Buona. Prossima mano la diamo nell'altro senso, quindi adesso siamo passati, esatto, per così. Prossima la passiamo per così. Poi, tra l'altro, con il caldo e delle passate talmente leggere, cioè, si vede già, perché lo vedi bene, che si opacizza il colore. La cosa bella di quella del PS della Tamiya e che si asciugano velocissimo. Si asciuga velocissimo e lo vedi perché diventa opaco in un attimo. Ciao Roberta. Io avevo scritto prima un caffè a Puggio. Ah, Andre, non l'avevo letto effettivamente. tutta roba. Sì, effettivamente ci stava bene. Sì, Puggio è molto preciso da questo punto di vista. Io sono molto più sbavaccione. Raga, vi faccio vedere anche l'altra cam, vediamo un po'. Sì, devo dire che è un bel colore, sai? Cioè, nonostante... cioè, avrei dato per scontato che Axel avrebbe usato il blu, è il suo colore e va bene. Vedo delle mani. Cosa è successo? Cos'erano quelle mani? Dimostrazione pratica che ovviamente avrei scelto un bel colore. Ah, ma ci sei ancora? Pensavo fossi andato via. Vediamo, ecco, da qua forse si riesce a vedere. Adesso ormai si è asciugato, però qua sopra si vedono proprio gli aloni dove è rimasto, cioè dove si sta asciugando, ed è lucido, cioè proprio è tutta un'altra cosa. Qua, ecco, dove ho passato all'inizio si sta già asciugando ed è diventato opaco. Tanta roba. Raga, che colori utilizzate voi in chat? Diteci un po', dato che so che ci sono molti che sono avvezzi a questo tipo di operazioni di modellismo, di colorazione, scocche e quant'altro. Che brand utilizzate? Qualcuno prima me ne stava nominando qualcuno in chat, se non ricordo male. Allora, Alfonso anche lui suggeriva tre mani. Per ogni mano una leggera fonata con quella da carrozzeria. Beh, sì, ci può anche stare. Poi dipende sempre, secondo me, anche dall'ambiente in cui lo fai, da umidità e quant'altro.
RC Tech, sì, anch'io dovrei avere lo stesso brand di bombolette. RC Tech dovrebbe essere, se non ricordo male. Potrebbe, o è Tech qualcosa. Ce l'ho lì, dopo ci guardo. Sì, anche io, Tamiya classico, proprio standard. C'è una gran varietà di colore, è facile reperirli, quindi sì, ci sta di brutto. Beh, raga, cioè siamo già praticamente arrivati a un lavoro quasi terminato. Sì, sì, allora, vediamo, ecco, contro Luce. Puggio, ma è presto, che cosa facciamo? Finiamo la live subito. Ma guarda che se sta a guardare contro lui riesco ancora a vedere Axel attraverso la carrozzeria, quindi... Stavo scherzando. Però, 2 minuti di pausa perché nonostante io abbia una ventola che fa ricircolare l'aria, abbia le maschere tutto... Si sente tanto, tanto, sì. Tanta vernice in uno spazio chiuso. Quindi, se potete, fatelo all'esterno. So sì, che sì. Un po' la rottura e tutto, però spazi chiusi evitateli. Io ho un sistema di ventole a reazione e tutto, però fa il giusto. Cioè, lo sento attraverso la maschera comunque, l'odorino. Certo, sì. Sì, era proprio il discorso che dicevo io prima. Prossima scocca, ancora non so quale, si va di arancione fluo. Bello, tanta roba. Non so come è possibile. Anche quella della Obinox, no, questa marca non la conosco. Buona, perché le altre bombolette che utilizzo hanno un tempo di asciugatura molto più lungo rispetto a quelle Tamiya, quindi continuo a utilizzare quelle Tamiya a questo punto, no? Cioè, per me l'unica discriminante nel non sceglierla è se non trovo il colore che voglio. Fine. Oh, ma aspettiamo. Tutto bene, raga? Sì. Ti dà un po' fastidio, Axel, l'odore, o non sbaglio? Sì, con l'asma non sto... Stacci un po' lontano, dai. Frizzati? Ah, no, eccomi. Questo non è entrato, è la prima cosa che ha chiesto Axel, ma tipo... no, non è entrato, è solo una macchietta di vernice sopra, perché poi, cosa che non abbiamo detto, questa qua poi si spellicola, perché certo. Adesso la vedete anche abbastanza opaca. Certo, quando diventa lucida poi. Diventa vetro, esatto. Sì, ed sì, è esatto. La cosa più bella, spellicolare, una carrozzeria. È la cosa più figa dell'Hexen in assoluto, sì. Però ecco, qua adesso io ci ho dato un po' più di mani, sono stato appena appena un po' più pesante, a parte il fatto che se la guardi contro luce si vede la mia mano sotto. Però se qua c'è un pochino meno di colore lì al centro del tettuccio. Esatto. Questo nello specifico, Alfonso, non sembra così pesante, effettivamente, sembra ancora abbastanza trasparente. Cosa ne hai date 2 di mani, Puggio? E 2 mani. Sì, vediamo la terza. Sì, sì, gliene diamo. Io gliene darei una terza sicuro, ma secondo me un'altra mezza mano. Io di solito ne do 4, perché ne do anche nelle 2 diagonali. Io ne darei almeno, cioè 4, io gliene do stasera. Secondo me arriviamo anche, cioè la quinta per chiudere, e poi noi volevamo metterci anche il bianco per chiudere tutto sopra, per con un po' di tutto colore più vivido. Ti fa risaltare il colore, perché comunque un'altra cosa molto carina è ci metti il bianco, il colore risplende di più, butti il nero, te lo inscurisce, quindi anche lì, certo, in base alla tonalità che vuoi, Tamiya addirittura fa dei colori per lacei a cui tu li dai, sembrano trasparenti, cioè tu gli sì, dai, quello non che ho utilizzato io sulla Cam Lock prima di mettere il bianco. Quindi esatto. Alex Hexen pulito, ho spruzzato quello che praticamente ha riempito di pagliuzze dorate tutta la scocca e poi ho passato il bianco. Esatto, io ho quello viola, ho sia il viola che il rosa. Tra l'altro io feci la prova per vedere perché il viola va col nero. Cioè proprio Tamiya ti dice, gli passi il viola e gli dai il nero e ti diventa bellissimo questo violaceo madreperlato, bellissimo. Il rosa lo dai sul bianco. Io ho provato, tra l'altro è una cosa che potete fare anche voi, anche solo per esercitarvi a dare le mani di colore e tutto, prendete delle bottiglie di plastica, che alla fine non è l'Hexen, però siamo lì, bottiglia di plastica, la tagliate, vi fate un bel pezzettone trasparente e ci date il colore. Io avevo provato con rosa, l'avevo dato dappertutto, diviso a metà, metà sul bianco, metà sul nero. Sono belli entrambi, cioè nonostante che a me ti dica va assolutamente dato il bianco, perché Certo. se lo fa risaltare diventa caramelloso, però anche col nero
Bene, molto molto bene. Tanto forse ce li ho qua i due colori. Ah, ok, Alfonso, non avevo capito intendessi il peso materiale della vernice sulla carrozza. Ok. Sì, beh, chiaramente, sì. Immagino abbia un impatto anche di un certo tipo, ci può stare, sì. Ecco qua, sono questi qua, guarda. Si è frizzato. Fuggio. Ci Ehi, siete? Tornati? aspetta. Sì. Sì, vedi? Yes. Ok, questi sono i due colori. Uno è PS50 Sparkling Pink Anode Z Aluminium, che vedi? E l'altro è il Purple Anode Z Aluminium. L'occhiolino è proprio nella scritta, Ci ha è questo disegnato simbolo l'occhiolino, giapponese. sì. Sì, è Si questo vede. simbolo giapponese. Vedete, Ma non questo era simbolo. Chottomatte quello? No, c'ho tomate prima, vedi? C'ho Ah, ok. tomate e poi c'è il. Sono stato rimandato in giapponese, effettivamente, quindi. E questi due colori sono. Questo è spettacolare. Avevo preso il rosa per fare una macchinina a tema anime e l'ho trovato proprio bello. E come si vede proprio dal colore, questo sarebbe l'effetto che ti dà più col nero che col bianco, eh? Ma dai. In realtà ti diventa molto più acceso col bianco. Bellissimi comunque tutti e due. Figo, figo, grazie del consiglio. Li metto via, dopo li mettiamo via. No, ho ribaltato qua. Ho un arancione, potevamo fare a carrozzeria arancione, ma non ha voluto, quindi. Chissà come mai. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Domande, che Anche domande. perché con quell'arancione diventava un cono stradale sta macchina. Inconveniente, esatto. Oh, Facevamo le righe partiamo bianche, con righe un'altra macchina. arancioni, righe Quindi, bianche, ciao di righe nuovo, arancioni. ragazzi, ci vediamo tra poco. Ciao Axel, sparisce. Immaginate adesso sparisce da lì e compare qui di fianco a me. Sarebbe bellissimo. Vai, si va con la terza mano, raga. Torni in verticale, quindi Puggio. Ricordati il musetto che c'era la clip sopra che è rimasta bianca, trasparente. No, nel musetto. Sì. Che precisione, raga. Io farei un ASMR di Puggio che vernicia. Secondo me potremmo fare più ascolti noi che alcuni streamer su altre piattaforme che fanno queste cose. Puggio, come la vedi? Ecco, I vestiti in cosplay tutto... vedi, subito si ritorna là. Allora adesso comincia. Allora io faccio sempre così, io qua sopra ho le luci, io la guardo sempre contro luce per capire dove l'ho mancato, perché ovviamente a vederla così uno Ti sembra direbbe che tutta finita, e invece no, perché io vedo già che qua ne ho messo molto meno. Lo sportello, ecco, ad esempio lo sportello io vedo che qua al centro va anche bene, qua e qua no, cioè ci devo dare un po' più pesante. Il retro ci siamo tutto. E questo sportello in realtà va anche abbastanza bene, mi manca giusto qua, un po' qua. ma un servo buono che costi il giusto, perché il mio attuale quando sterzi poi rimane inclinato leggermente in quella direzione e fa sbandare il modello. Mizzica, addirittura. Ma guarda, dirti la sigla di quello che ho preso io, però non so se la tipologia può andare bene. Se vuoi, Ale, di Secondo me. servi buoni, ci abbiamo quelli linkati da Mi siete saltati? Gruppo Rally. Abbiamo due link, due o tre link. Ok, vediamo se riesco a recuperarli. Vediamo un po', proviamo a recuperarli. Fabio, te li mettiamo sul gruppo principale, così. Vediamo un po'. Intanto che Puggio va avanti. Intanto vorrei far notare i gesti di Puggio, l'arte. L'arte del passaruota che fai. L'arte contemporanea. Ok. Ma li troverò? Se mi vede bitti mi spara. A vedere che io ho la carrozzeria così.
Beh, probabilmente in questo momento sta colorando una carrozza di Mini 4WD, quindi. E mi guarda e fa. No, no. Abbiamo dei carteggi di chat specifici di suggerimenti di componentistica che sono infiniti, raga, veramente. Mi sa che è filtrato il colore del fanale. Vediamo un po' questo, guarda, questo, ti linko questo qua di Edo, Savox, ce l'aveva suggerito anche Pelo, e tra l'altro è un low profile, quindi occupa anche un po' meno di spazio, però vedi tu, eh. Perché non vorrei che l'ho toccato io una Oh, vabbè. si sente Troviamo un modo di pulirlo. inizia a far caldo qui dentro, ho dovuto chiudere la porta e non ho il climatizzatore, qui dentro sto fondendo. Anche noi in cantina. No, Dai, c'è fresco lì. no, no. No? Ok, questa live durerà molto, ragazzi, vedrete. Ci squaglieremo prima. A un certo punto si abbasseranno le luci e scomparirà tutto. Faccela vedere dall'altra cam, Pugio, che è più vicina. Beh, bella, dai, sta venendo bene, cavolo. Infatti io mi fermerei qua perché ho visto che Anch'io siamo bella. già. Cioè, io ce l'ho attaccato, ma ho la porta chiusa, purtroppo per me. Infatti si vede, sto diventando stranamente lucido. Ora, cosina simpatica che non molti fanno, insegnato da mio padre che faceva il corazziere e tutto. Bomboletta, testa in giù e date finché non smette di buttare fuori il colore. In questo caso, cioè in questo modo, voi andate a togliere il colore residuo all'interno del. No, vabbè, dai. È geniale sta cosa. Così non rimane il colore, non ti si tappa, non si rovina l'ugello. Bravo, così perché quando lo. Nel momento in cui vedi che non fa più colore, tipo io qua l'ho passata e si è decapato, spruzzata, qua è finito, mi ho buttato fuori aria, tu hai praticamente pulito l'ugello della bomboletta Pensa e via. Sarebbe a te. bella. Ah, accidenti. Vabbè, aspetta, vediamo. Forse avevamo anche qualcos'altro come suggerimento. Quello non sembrava male. Vediamo un po'. Bah, avevamo trovato anche qualcosa su Amazon, se non ricordo male. Da stare sempre su delle cifre umane. Qualcosa di questo tipo. Oppure vediamo un po', eh. Vabbè, questi sono proprio, diciamo, da battaglia, eh. Però spendi poco, addirittura te ne danno due. Quindi se non vuoi spendere tanto e avere un po' di ricambio senza diventare matto, spendere tanti soldi, eh. Fantastico Puggio, lo amo per questo consiglio. Sì, guarda, veramente questo veramente è il consiglio definitivo. Per chi vuol verniciare, hai tirato fuori una perla stasera, Puggio. Ci faremo uno short di sta Ringraziate cosa. tutti, papà Puggio, che probabilmente ci sta seguendo tre piani più sopra, Daddy che Puggio? ringrazio papà Puggio. Grande papà Puggio. Vogliamo bene anche a Irlandese lui. Che me lo immagino tipo con la barba, ma con la barba grigia. in realtà no, mio padre è Kurt Russell. Avete presente i Guardiani della Galassia Ego? Kurt Russell che fa Ego è uguale, identico. Avete presente Kurt Russell in Fuga da Los Angeles? È lui 30 anni Incredibile. fa. Aspetta, ho una foto, ve la faccio vedere. Salutiamo Kurt Russell a questo punto anche. A questo punto sta andando a prendere suo padre per portarcelo, penso. No, vi devo portare un cassetto perché l'ha attaccata al cassetto la foto. No, niente. Però mi devo portare il power bank.
Aspetta, ve lo faccio vedere la telecamera. Wow. Si vede? Beh, sì, è oggettivamente lui. Quella camicia lì, incredibile, veramente. Madonna. Su un motoscafo che questo motoscafo credo si chiamasse il Ghibli, aveva tipo, non so, 400.000 cavalli, cioè apriva le acque. No. Sì, mio padre è sempre stato così. Avevo tutto o niente. Tra l'altro Ghibli come lo studio Ghibli? Esatto. E voi sapete, ecco, momento... Salutiamo Hayao Miyazaki. Momento curiosità, lo sapete da dove viene Ghibli, dello studio Ghibli? No. Non dal vento il Ghibli, sì, ma dal Caproni Ghibli, che era un aeroplano, e se voi andate a Trento, al Museo dell'Aviazione, troverete tra tutti gli aerei il Caproni Ghibli, ma soprattutto, avete mai visto, aspetta, il Castello Errante di Howl? Sì. Lo spaventapasseri Ok. cioè, è disegnato in un troncone di coda di un aereo della seconda guerra mondiale con la pipa e nel pomo ci sono le stelline. Le stelline erano il numero di aerei abbattuti ai tempi e lo spaventapasseri era perché gli aerei durante la campagna di Russia, questi aerei arrivarono e tipo detonarono metà dell'aviazione appena arrivati e spaventarono i russi, da che li chiamavano. Vennero chiamati gli spaventapasseri e ogni aereo aveva uno spaventapasseri con la pipa e il numero di aerei abbattuti lì sopra. Ma pensa te, Puggio, stasera che cavolo di perle hai tirato fuori. Cioè, È momento bellissimo. Puggio Super Quark, raga. Ma infatti, se ci pensate, c'è il film d'animazione Si alza il vento di Miyazaki, che è la storia di questo ragazzo che è praticamente l'ingegnere che ha creato il caccia zero, il Mitsubishi, quello famoso per Pearl Harbor e tutto, e la storia è incentrata su lui che in sogno sogna il signor Caproni, il signor Caproni-san! È lui. E Caproni. è Bellissimo. bellissimo, perché Miyazaki è stato a Trento dentro quel museo, perché quel troncone, quel disegno, quello spaventapasseri, ce l'aveva disegnato quell'aereo e la sua squadriglia. E non è rimasto uno di quegli aerei, tutti abbattuti, ed è rimasto un pezzo della coda che è Pensa. esposto lì. Quindi vuol dire che Pensa te. Miyazaki l'ha visto e ha detto: C'è wow, rimasto ma è sotto, eh. bellissimo! E l'ha disegnato. Che roba, raga. Veramente, c'è Puggio, uomo di cultura, ragazzi. Stasera si spazia tutto tondo. Mica solo si colora le carrozze qua, In eh. realtà sono i fumi della Tamiya che mi stanno facendo impazzire, mi sono inventato tutto. No, non è vero, non è vero, ve lo giuro. È la vera storia vera di Hayao Miyazaki. Ma dici che vanno bene con delle batterie 7.2 VNIM, i servo che abbiamo dato? Non è il servo però che devi guardare al regolatore. Allora, il servo lo colleghi alla ricevente, ok? Ma il tutto viene gestito dal regolatore, ok? Compresa la batteria, l'alimentazione e tutto. Quindi la tipologia di alimentazione segue di più l'ESC che il servo, ok? Io per non strippare troppo le faccio sempre monocolore, bravo. A me Sì, anche io. servirebbe un È un disastro tutterino. Non fare multicolore. lo facciamo notare. Allora, abbiamo notato, cioè, in realtà io l'avevo notata, ma il mio cervello mi ha detto: vai avanti, fregatene. Invece sono quello problematico del trio. Killer Body! Allora, mi fa i fanali in 14 pezzi. Però poi, il piattone, cosa facciamo? Lo lascia trasparente? No, c'è da andarci di taglierina adesso. Io sarei tentato. Io non lo so se farlo. Chat, cosa facciamo? Lo facciamo? Lo lasciamo così? Taglierino. Taglierino e modifichiamo quella parte. Più che Chat, altro ci serve perché ho più visto poco. che. Decide la chat. Sì, Fabio, devi guardare anche quello in base all'uso che ne devi fare, sicuramente. Non so effettivamente che caratteristiche deve avere un servo per drift. Presumo che sicuramente debba essere molto preciso, ma anche reggere comunque dei chili, perché lo spostamento è lento, quindi deve
deve comunque tenere in sterzata le ruote, no? Presumo. Deve avere un'alta capacità, magari non tanto dei tempi di risposta bassi, ma quanto una capacità di spostamento in peso, probabilmente. Non lo so, chiedo. Gli SRT vanno bene, qualità e prezzo ottimi. Sì, è quello che ho acquistato io. Stai dicendo, Axel? Ti vedo perplesso. No, sto leggendo la chat, nulla. Dai, allora, cosa facciamo? Tagliamo o non tagliamo? Tagliamo. Sì, taglierino. Allora, grande buccio matto. Vai, non sei buccio matto. Non voglio vedere questa operazione ancora aperto. Addio, ci vediamo dopo. Quindi passami sulla cam quella del... Facciamo un bel buco nella carrozza, che dici, Puggio? Ma no, te la taglio la parte! Dai, graffione sul vetro proprio così netto. Allora, qua, provo. Falla a doppio colore, tetto e fianchi del tetto nero, lasci la carrozza così. Se no, sì, fai la profilatura di un altro colore o fai i finestrini completamente neri, come diceva Tony. Però mi sa che ormai. Finestrini assolutamente trasparenti, perché abbiamo quell'altro progettino con la telecamera, non so se ti ricordi, non possiamo fare spoiler. Ah sì, è vero, spoiler, l'abbiamo detto mille volte che l'avremmo fatto. No, però, abbiamo detto della telecamera sopra, non... Sì, è vero, è vero. È vero. Non ci sono gli adesivi a stare sui killer body? Sì, ci saranno sicuramente. Come va, Puggio? Ci ha messi così, ragazzi, con gli adesivi esterni. Cioè, volendovi dare gli adesivi sia dei vetri che dei fanali. L'unica cosa sì, no, che vabbè, dei vetri anche no, dai. Voglio seguire il disegno esatto, non è facile, del piantone. Ma in generale anche dei fanali, ragazzi, ma più che altro perché nel kit che ho preso io ti danno proprio il fanaletto in plastica con già i forellini per metterci dentro i LED. Ma li devi bucare la carrozza, però. No, hanno... Vedi queste parti qua, per conto, queste listrelle qua. Sì. Hai il biadesivo da appiccicarci qua sopra e poi lo incolli sulla carrozza da dentro. Perfetto. Come quelli della Tamiya, che però sono in plexi... sono trasparenti, li devi colorare tu, qua invece te li danno già in plastica lucida, che sono molto più belli. Che lavoro chirurgico, raga, guardate che roba. E non è facile. Eh no, direi di no. Essere super mega precisi. Anche perché comunque un po', non dico che sia imbevuto di colore, ma si è ammorbidito il... sì. La mascheratura, quindi... Devi essere iper preciso. Poi la cosa buona è che, ecco, ad esempio qui, che mi è venuto un po' via, un po' di più, si usa la mascheratura, taglio dritto e lo vai a rimascherare uguale, tanto il grosso del colore è stato messo. Che lavorino, raga. Qua dicevano fai tutta l'intelaiatura dei finestrini neri, Puggio. Tutta l'intelaiatura. Allora, in realtà, per fare quello, sapete cosa? È più furbo prendere l'adesivo e ritagliarlo. Tutto. Uno taglia la parte del vetro, quindi tutta la parte grigia, che sicuramente a vederlo così sarà fumé, cioè è trasparente fumé. Uno la taglia, così lo fa con calma, per bene, sul tavolo pari, e poi monti direttamente questi, che hanno già anche tutti i disegni, perché hanno la finitura anche in... Sì, sì.
in tipo Bellino. argentata. Quindi in realtà viene più furbo. Noi adesso lo facciamo perché viene così e uno lo tiene blu, però dopo nulla vieta di andare a fare tutto il telaio in nero. Quindi questo potevamo anche evitarcelo. Sì. Probabilmente Killer Body cosa hanno detto? Tanto ci vai a mettere il mio adesivo, chi se ne frega, cioè, tanto qua viene coperto. Però se tu li vuoi lucidi, cioè se tu non vai a mettere adesivi, dici io me la voglio tenere così originale e ti rimane trasparente Esatto, comunque. sì, Quindi assolutamente. questo è venuto appena appena meno, adesso qua lo andiamo a pulire, però io, ecco, in realtà se uno va a premere leggermente col dito, essendo gommato, lo puoi andare un attimo a tirare e te lo metti a posto. Però qua, se dopo andiamo a metterci l'intelaiatura adesiva, ce la metti? L'intelaiatura adesiva, cioè tagliamo questi e poi gli montiamo quello? Io lo metterei perché ti toglie il 90, cioè diventa molto più bello con tutti i bordi neri. E anche se non è perfettamente, cioè a livello geometrico, perfetto, non è un problema. Ovvio che più sei geometrico, meglio è, perché si vede, cioè cose del genere si vede tantissimo. Una riga dritta è una riga che è appena appena sorta. Diciamo che questa tela possiamo far andare bene. Perché tanto non abbiamo il problema che deve essere tutta blu uguale. Io direi che in realtà ci siamo. Io adesso qua, vediamo se si vede. Ecco qua. Qua ci siamo. Gli diamo giusto un paio di mani qua per coprire il blu e E poi diamo di bianco. poi gli diamo il bianco. Mi sa che è sparito di nuovo Seven. No, ci Noi. sono, raga. Ok. Ah, eri solo Frizzato magicamente. no, eri solo ammutolito dalla mia La magica tua creatività. capacità, veramente, tanta roba, Puggio. Tanta roba. Bravo. Cioè, lo sapevo, che eri bravo, però vedertelo fare è ancora più figo. Parecchio. Le problem Dopo gli solved. diamo un altro paio di mani, perché si vede proprio lo E lo stacco stacco, sì, è leggermente chiaro più qui. chiaro. Oh, aspettiamo un attimo perché sennò cola, cola. Bella. Sono mimo oggi. Guardatelo Miau miau. così, è ancora più divertente. Goku. Tanta Io roba. quando avevo i capelli avevo l'attaccatura di Vegeta, cioè tipo c'avevo qua, era più Piero Pelù che Vegeta, però. Va bene, dai, raga. Oh, stasera abbiamo cacciato fuori un po' di consigli, un po' di metodi per colorare una carrozza, più un sacco di aneddoti sia di storia che di cultura da parte del nostro Puggio San. Tanta roba, veramente molto, molto bello. Che altro possiamo dire, raga? Tanta roba. Bellissimo. Volete aggiungere qualcos'altro, raga? Beh, sicuramente che gli aggiornamenti sulla carrozzeria, adesso comunque mancano ancora un po' di step, mancano gli adesivi che faremo fare da Dindo, Sì, vero. e mancano appunto i fari, come vi mostravo prima, tutto il collegamento LED, che magari farò un po' di storie su Instagram, faremo magari qualche reel per mostrarli. E poi ve lo dico, sono una persona orribile che ha preso il LED da mettere sotto al telaio, ovviamente blu, ma lo sapete, ho... Fatto in Furio Smarelli. Esatto. Aspetta, aspetta, che Proprio il nostro Umarell ci ha mandato qualcosa. preso. Vediamo. Vai. È questa? Bella, Mamma mia! Aspetta che vengo più vicino a vederla. Ma quanto bella! raga. È quell'arancio. Oh, è bellissima. Questa la Bella, facciamo bella. correre prossima stagione. Io ho un progetto. Prossima stagione l'avete visto sul Telegram dove ho cambiato qualsiasi roller con tutte roller. Tutta roller piccolini sarà. Però Bella. Bella, è bellissima. Andre, ti è venuta benissimo, davvero. Mamma mia. Bella, 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 complimenti. Brev. Bene, raga,
Che altro vi possiamo dire? Allora, sicuramente arriveranno altri video. Sta per uscire finalmente il video della finale di campionato di Edo. Ce l'abbiamo pronto. Vi anticipo anche che abbiamo un sacco di video che usciranno a breve. Perché il nostro video editor finalmente si laurea, quindi ha più tempo per montarci i video. Arriverà il video Grande Mircherone, che molti di voi hanno anche conosciuto. Arriverà un video sulla Stura, una delle mini che è uscita ultimamente. E anche, questo ve lo preannuncio perché è in arrivo, effettivamente in arrivo, e volevo pubblicamente ringraziare Giorgia di Tamiya Italia, di Fantasyland, che ci sta dando la possibilità di fare una recensione in anteprima anche della nuova Vant, che diciamo sarà disponibile solo fra qualche giorno, quindi grazie Giorgia della possibilità. E che altro dirvi? Rimanete sintonizzati, appassionati di RC, appassionati di Mini 4VD, tanti contenuti, bella Puggio, bella Axel, raga, addio piacendo. Arrivederci e alla prossima. Buonanotte. Ciao. Ciao.